Radio Radicale, vogliamo parlare di politicamente corretto, anzi di cancel culture. Lo facciamo col professor Spartaco Pupo, che è docente di storia delle dottrine politiche all'Università della Calabria. Spartaco Pupo ha pubblicato un saggio con Eclettica dal titolo Oicofobia, il ripudio della nazione, che vuole essere una piccola guida, un manuale per capire un po' la deriva di questi ultimi anni della cancel culture e di tutte le polemiche che ci sono state su queste, non solo a livello internazionale, ma anche analizzando il caso italiano. Allora, la copertina già parla da sola. Insomma, io la prima curiosità, ovviamente, che volevo esaudire è questa: perché ha scelto questo tipo di copertina con la Gioconda che si sta per sparare un colpo alla tempia? Intanto grazie. La motivazione è abbastanza semplice, perché l'oicofobia, nell'accezione che ne è stata data negli ultimi tempi, è appunto questo, cioè una sorta di tentativo di suicidio, cioè andare contro se stessi, odiarsi, fino al punto da mandare per aria tutto il patrimonio culturale che ha a che fare con l'identità di un paese, la storia, la cultura, appunto, come diceva lei, e quindi il patrimonio di idee, la narrazione identitaria. Allora, se l'oicofobia, perché questo è l'oicofobia, è l'odio di sé, è nello stesso tempo un amore sconsiderato per l'altro, che porta ad odiare appunto se stessi, ci sta anche questo tipo di copertina, che devo dire è stata un'idea dell'editore, molto intelligente, che sta anche colpendo sul piano proprio della comunicazione. Senta, lei nel libro e anche nell'introduzione ha spiegato molto bene i principi attraverso i quali si muove l'analisi del suo libro. Allora, lei chiarisce molto bene il fatto che la difesa dell'identità nazionale non significa la negazione delle altre identità. Allora, ci spiega meglio questo concetto? Sì, in sostanza è questo. Si tratta di valorizzare, difendere, amare la propria nazione, anche se vogliamo la sua grandezza, tra virgolette, e questo non significa discriminare gli altri oppure mostrare disprezzo o mancare nei confronti dello straniero, accoglienza o altro. Significa semplicemente essere naturali con se stessi. Cioè, l'identità nazionale non è un carcere, come ci hanno raccontato una serie di modelli, scuole di pensiero in tutti questi anni, di egemonia pressoché totale, no? Nell'ambito della cultura. L'identità è una cosa seria, ha a che fare con l'attaccamento, il sentimento di attaccamento ad una comunità che presenta una strutturazione politica e che traduce questo sentimento in decisioni e in azioni collettive, che hanno a che fare con la lealtà nazionale, cioè col fatto, non certo con un'ideologia razzistica come è stata declinata, ripeto, ma come semplicemente la possibilità di valorizzare quello che si è a partire dalla integrazione, dal dialogo con gli altri. D'altra parte la nazione è il nucleo centrale della democrazia. Quando si è trattato di trascendere la nazione, si sono creati, parlo ovviamente della storia europea e non solo, delle clamorose e atroci dittature come l'Unione Sovietica, per esempio, oppure degli strani burocratismi che comunque cedono porzioni di sovranità nazionale, ma non hanno totalmente superato la realtà dello Stato-nazione, quale l'Europa. Quindi voglio dire, fino a prova contraria, il fondamento della democrazia è proprio lo Stato-nazione. Senta, al di là di questo, lei ritiene che molti dei fenomeni che noi oggi viviamo, legati anche alla cancel culture, siano dovuti al fatto che non si tiene conto del valore del tempo? Nel senso, si pretende che venga tutto giudicato, quello che vediamo venga giudicato con i criteri odierni, senza tenere conto
del cammino della storia e soprattutto le volevo chiedere dove nasce questo fenomeno, quando nasce e dove nasce. Sì, intanto io parlo della oicofobia come proprio la matrice ideologica di questi orientamenti e tendenze intellettuali, prima ancora che di impegno politico, quale appunto la cancel culture, ma anche il politicamente corretto, il woke, tutte ideologie che vengono importate dal movimento liberal statunitense dal 68 in avanti. Questi sono gli ultimi ritrovati, diciamo così, ideologici di questi movimenti, che hanno appunto una devozione forte per il marxismo. Sono tutti una riproposizione di un marxismo strisciante che porta di un esotismo ideologico, che porta ad una valorizzazione sconsiderata per le culture esotiche a svantaggio dell'Occidente, e quindi che portano ad odiare appunto la cultura. È una questione di tempo, nel senso che non si tiene conto che ogni testo, ogni uomo, ogni idea è figlia o è figlia del suo contesto storico, e che quindi gli schemi intellettuali, culturali, morali di un'epoca non sono quelli di oggi. Ma c'è ancora di più: si vorrebbe condurre la storia umana ad un primitivismo culturale che è molto pericoloso, perché sa di totalitarismo, devo dire, rosso, il primo ad aver detto che per cambiare il mondo bisogna cambiare le parole con cui si chiamano le cose, un certo Stalin, da professore di linguistica all'Università di Mosca, e poi fu seguito da un certo Mao. Stiamo parlando di appunto sistemi totalitari che col tentativo di cancellare, resettare tutto, si riparte da un astrattismo pericoloso che è un salto nel vuoto e che soprattutto cancella, nel vero senso della parola, o tenta di cancellare, quella che è l'identità dell'Occidente, prima ancora delle singole realtà che compongono l'Occidente, dell'idea stessa di Occidente. È eversiva come idea. Certo. Parte tutto dagli Stati Uniti? Gli Stati Uniti sono, come dire, il laboratorio ideologico di questo, nel senso che non, assolutamente no, io lo scrivo nel mio libro. C'è una genesi del squilibrio, del pregiudizio oicofobo nei confronti delle narrazioni identitarie, che parte dalla scuola marxista, dalla scuola di Francoforte, che tende a vedere in tutto una sorta di dominio di classe, di dominatori contro dominati, che decostruisce modelli, scuole di pensiero, eccetera, perché ritenute delle mere sovrastrutture di cui non si può fare benissimo a meno, e per passare ai postmodernisti francesi, che ritengono ogni rivendicazione di sé come irrazionale, cioè come irriflessiva, peggio ancora, cioè quindi come una mancanza totale di consapevolezza razionale. Cioè in pratica si trasforma quello che è un normale sentimento, naturale sentimento di sentirsi a casa, di amare il prossimo, perché tra l'altro questi arrivano dove non è arrivato nemmeno Dio, il famoso precetto biblico: amerai il prossimo tuo come te stesso, senza odiare te stesso. Quindi ecco, non è proprio il post-colonial studies, cioè noi come occidentali siamo portatori di una colpa che non potremo mai espiare, perché è la colpa della colonizzazione. E quindi, ma questo ha dei progenitori, il primo di tutti per me, il primo cancellatore culturale, Rousseau, quando dice che il selvaggio è migliore di noi, è migliore dal punto di vista morale, cioè è più buono, eticamente migliore di noi. Senta, la vittima più illustre del ributo della nazione chi è? Storicamente? Ma ce ne sono tanti, insomma, una adesso non mi viene. Se penso all'iconoclastia, in Italia è stato distrutto anche il ricordo di Montanelli, no? Con la storia della statua, ma hanno colpito Cristoforo Colombo, hanno colpito tutti quelli che hanno fatto la storia, in questo caso del giornalismo italiano, nel caso di Montanelli, di una parte considerevole giornalismo italiano, d'altra parte è la storia dell'America, voglio dire. Ma un po' è tutta l'idea dell'Occidente che afferma la libertà,
cioè l'attacco all'Occidente, all'idea occidentale, l'attacco alla libertà. Un maestro del pensiero liberal-conservatore come Raymond Aron ci diceva che noi vorremmo continuare a pensare e a criticare noi stessi, e questa è una prerogativa tipicamente occidentale, si vuole distruggere questo, cioè la libertà di mettersi in gioco. Senta, quali riflessioni fa lei sul movimento MeToo? Ma è, anche questo è una, vedete, un'esagerazione di queste posizioni radicali, radical, per molti versi anche radical chic, che non hanno fondamento con la realtà, che partono da presupposti più o meno legittimi, ma che nelle forme sono degli estetismi praticamente anche questi pericolosi per la contaminazione che può avere effetti deleteri sulla libertà individuale, sulle garanzie liberali di chi viene colpito da questi atteggiamenti. Cioè, qui l'oicofobo non è solo una persona, un soggetto peraltro acculturato, non stiamo parlando del popolano qualsiasi, no? del cittadino comune, stiamo parlando di una persona colta, pensante, che mescola un ego smisurato ad un complesso di inferiorità nei riguardi di paradigmi morali altri, astrattamente diciamo così non definiti, ma altri, siano essi donne, insomma. Senta, questo fenomeno secondo lei è in crisi con l'affermazione del conservatorismo in Europa? No, il fenomeno è in crisi di per sé stesso, perché chi è rimasto alla sinistra, parliamoci chiaramente, che ha dispensato patenti di legittimità culturale, che con l'oicofobia e quindi con la distruzione di ogni tipo di retaggio, identità e differenziazione, con la scusa che chi accentua le differenze contro i diritti umani, si è rimasta vittima di questo millenarismo escatologico e di questo universalismo utopista che è perdente su tutta la linea, ci ha lasciato delle società malate, alienate, giovani drogati, cioè, voglio dire, le conquiste, è il momento anche di tirare fuori, di fare un primo rendiconto di quello che è stata la battaglia nei riguardi contro l'Occidente per un universalismo astratto ma vuoto di valori, vuoto di ideali, è veicolato sulla base di un mainstream che monopolizza e che decide percorsi comunicativi, campagne pubblicitarie, indirizzi di ricerca. Chi parla della fine del marxismo si sbaglia di grosso. Il marxismo è una rivoluzione permanente che continua a manifestarsi proprio in questi territori, il territorio culturale, e che è la matrice portante del resto, cioè della politica empirica. Quindi dobbiamo imparare a convivere con l'egofobia? Imparare a convivere? No, ci sono anche degli antidoti. L'antidoto è quello di cominciare a riparlare delle cose che danno fastidio agli oicofobi, come li chiamo io, lo chiamava anche Roger Scruton, Sartre, altri intellettuali. Per fortuna l'elenco è lungo e comprende anche note firme come Orwell tra gli anti-oicofobi. Bisogna avere un atteggiamento di buonsenso, per cui ecco, aprirsi alla valorizzazione del territorio, qui le persone sono realmente attaccate, la comunità, diciamo, senza attenzione travalicare quello che è l'individuo e la sua libertà, nessuno mette in discussione questo, un individuo può cambiare facilmente nazionalità, voglio dire, è libero di farlo, però è libero anche chi si sente attaccato alla propria nazione nel senso sentimentale del termine, la ricerca sempre, perché è una sorta di ritorno a casa, sentirsi a casa, condividere la bellezza del paesaggio, voglio dire, il territorio, l'omogeneità dell'istruzione, cosa che oggi viene messa anche in discussione, si parla di autonomia, non si sa se ha a che fare anche con questo, no? Ecco, ci sono tanti ostacoli all'affermazione di una posizione autenticamente anti e poi parlarne.
come fa anche del resto l'attuale Presidente del Consiglio, parla di nazione continuamente, perché affinché ritorni piano piano nel linguaggio pubblico, da cui è assente dai tempi di Ciampi, quando riprese il patriottismo repubblicano, e dai tempi, devo dire, anche di Craxi, ma dagli anni, la questione garibaldina, no? Ritorno al risorgimento, della cultura risorgimentale da parte del Partito Socialista dell'epoca craxiana, ma per tornare a, ma per avere un ritorno alla nazione c'è bisogno di politiche culturali serie, mirate, che possano veramente difendere il patrimonio italiano, il patrimonio culturale, la narrazione identitaria, il destino storico che ci accomuna. Bene, io mi auguro che la riflessione che lei ha fatto in questo saggio dal titolo Oicofobia, il ripudio della nazione, possa essere oggetto di spunto per un dibattito attivo sulla realtà che stiamo vivendo in questi ultimi anni e che è mutevole, pur con dei punti fermi che sono in contrapposizione, tra cui chi difende il ripudio della nazione e chi lo avversa, come lei che ha scritto questo bel saggio con eclettica. La ringrazio, grazie al professor Spartaco Pupo. Voleva aggiungere qualcosa? No, solo ringraziare Radio Radicale, la sua libertà di pensiero, il suo aprirsi alle verità anche scomode di cui abbiamo tutti bisogno, proprio per quel dibattito franco in una società aperta di popperiana memoria di cui abbiamo veramente bisogno. Quindi grazie a lei e a Radio Radicale.